Dopo più di 5 ore dalla partenza da Bukhara, entriamo nella tanto agognata Samarcanda, che alle porte saluta chi arriva con un benvenuto in lingua locale naturalmente e lo stemma della città, un leopardo delle nevi alato. Una leggenda racconta che il nome della città derivi da Kand, zucchero in lingua uzbeka, che era la figlia di un re malvagio, e Samar, che significa bello e forte, un ragazzo di umile famiglia. I due si incontrarono e si innamorarono, ma il re fece uccidere Samar e allora Kand si uccise a sua volta gettandosi dal palazzo del padre. Appena scendiamo dal pullman, subito a pranzo. Sono quasi le 2 e questi pani di forma, colore e sapore diversi spariscono in fretta. È subito la volta di appetitosi antipasti che appagano il palato con il loro gusto, ma anche gli occhi con i loro colori. E poi un piatto originalissimo, dove su saporiti pezzi di carne conditi riccamente con cipolle è poggiata una ciotolina su cui arde una fiammella. Forse è per scena, ma il tutto è veramente invitante. Alle 3, saziato abbondantemente lo stomaco, iniziamo la scoperta di Samarcanda. La prima tappa è il mausoleo Guremir, tomba dell'emiro, al cui interno sono le tombe di Tamerlano, di 2 suoi figli e 2 nipoti, uno dei quali è Ulugbek, del quale avrò occasione di parlare in seguito. Dell'ampio complesso architettonico risalente ai primissimi anni del 1400 rimane il mausoleo, di cui questo è l'accesso antistante il giardino. È decorato con piastrelle smaltate, dai raffinatissimi quanto minutissimi decori floreali, disegni geometrici, scritte arabe, nei colori blu, turchese, ocra e bianco, in una fantasmagoria creativa che continua a stupire. Al di là di un semplice giardino tenuto in modo accurato, ci si presenta la facciata del mausoleo su cui si innalza un'unica cupola a pianta ottagonale, di ben 32 metri di altezza e 15 di diametro. Spicca di uno splendido azzurro e la caratteristica originale è quella di essere divisa da più di 60 nervature che ne incidono i minuziosi decori turchese, blu e ocra. Ai lati svettano 2 torri, anch'esse di un decoro magnifico nel contrasto tra il colore azzurro celeste delle piastrelle e il colore sabbia dei mattoni, cielo e deserto. L'ingresso del mausoleo, che rimanda come al solito al motivo delle muharnas arabe, cioè a stalattiti, è invece decorato con pitture in celeste molto chiaro sul gesso bianco. La luce calma e soffusa dell'interno risplende di un colore dorato. La decorazione originaria è stata accuratamente restaurata. La sala è ricoperta con lastre di onice finemente dipinte e impreziosita da intonaci anch'essi dipinti e altorilievi di cartapesta dorati. Come si è già accennato, nel mausoleo ci sono le tombe di Tamerlano e di alcuni esponenti della famiglia. In realtà però le cripte vere e proprie si trovano in una camera al di sotto di queste lapidi. La tomba al centro, che sembra nera, è quella di Tamerlano, in un unico blocco di giada verde scuro, che però, trafugata e portata in Persia da uno scià, si ruppe in 2. Si narra che questo scià fu poi colpito da numerose sventure, per cui fu convinto dai consiglieri religiosi a rimandare la lapide a Samarcanda. Per quanto riguarda l'architettura islamica, il mausoleo servì da modello per le tombe Mughul a Delhi e addirittura per il Taj Mahal di Agra. Questo perché il fondatore della dinastia Mughul, dinastia che governò in India per 2 secoli, fu Babur, discendente diretto di Tamerlano. Un'altra curiosità legata a queste tombe
è che un antropologo sovietico, Mikhail Gerasimov, nel 1941 aprì le cripte sottostanti e constatò che Tamerlano era alto 1,70 m ed era menomato alla gamba e al braccio destri per ferite riportate in guerra. Infatti il nome Tamerlano è la trascrizione italiana di Temurilan, cioè Temur lo zoppo, come venne chiamato nella sua lingua. Per gli abitanti di Samarcand, Tamerlano è una sorta di nome tutelare, un grande condottiero che fece della città la capitale del vastissimo impero che aveva conquistato e la abbellì grandemente. Nativo di una cittadina non lontana da Samarcand, la sua vita si svolse tra il 1330 e il 1405, sempre impegnato nelle guerre, intraprese per ampliare le conquiste che diedero vita all'impero timuride. Nei territori conquistati risparmiava la vita solo a chi poteva tornargli utile per abbellire le città uzbeche, in special modo la capitale Samarcand, che divenne un grande centro culturale e artistico. Così vennero risparmiati architetti, scultori, artigiani, pittori, decoratori, mentre il resto della popolazione veniva massacrata con crudele ferocia. Ovunque andasse, Tamerlano lasciava dietro di sé piramidi di teste mozzate di uomini, donne e bambini. In tal modo pare che riuscì a sterminare 17 milioni di persone, per non parlare di quelli che venivano ridotti in schiavitù. Il suo fu un impero vastissimo, che comprendeva l'Uzbekistan, parte del Kazakistan, il Turkmenistan, il Kirghizistan, la Persia e la Georgia, fino ad arrivare in India e nell'Anatolia ottomana. L'impero timuride sopravvisse per un secolo dopo la morte del fondatore, governato dai suoi discendenti detti timuridi. All'inizio del 1500 l'immenso impero venne frammentato tra più potentati ostili tra loro. Turisti in visita al mausoleo. Altri scorci per non dimenticare questa splendida visione, la prima incontrata a Samarcand. Alcuni resti dell'antico complesso del mausoleo Vuremir. Uno scarto per farmi immortalare di fronte al mausoleo e uno per l'intero gruppo che si è avventurato in questa favola uzbeka. Traffico a Samarcand, piuttosto contenuto tuttavia, per una città di quasi 400.000 abitanti. Alcuni aspetti della vita della città. L'albergo che ci ospiterà per due notti, ben fornito di impianti di aria condizionata. Ancora coppie di sposi. Una giovanissima damigella d'onore. E un gruppo di belle ragazze che attendono la sposa. Alle 8 siamo serviti di una cena succulenta, ma anche un poco pesante,
di cui mi ricordo di fotografare solo gli antipasti. La mattina successiva ci aspetta un cielo ingrigito e un po' piovigginoso. A dir la verità, proprio inaspettato dopo il sole pieno dei giorni precedenti. La prima visita è all'osservatorio astronomico di Mirzo Ulugbek, la cui statua accoglie i visitatori su un ampio piazzale. Alle sue spalle è stato eretto un muro ricurvo in cui sono raffigurati sole, stelle e pianeti, perché Ulugbek, più che noto come sovrano, lo è rimasto per essere stato astronomo e matematico molto famoso. Di lui abbiamo già detto che era nipote di Tamerlano, insieme al quale è sepolto nel mausoleo Guremir. Fin da poco più che adolescente, per 40 anni fu reggente del padre Shahrukh, figlio di Tamerlano, e per 2 anni sovrano effettivo di Samarcanda. Fu assassinato dal figlio nel 1449 all'età di 55 anni e decapitato, come ha dimostrato il corpo privo della testa ritrovato dall'antropologo sovietico Gerasimov nella cripta dove è sepolto. Dal piazzale si sale una scalinata che conduce ad un altro ampio piazzale, dove si accede da un portale costruito su ciò che rimane dell'osservatorio originario voluto dallo stesso Ulugbek. Oggi infatti, coperto da una volta, rimane solo un arco lungo 11 metri del sestante dell'astrolabio di ben 63 metri fatto costruire da Ulugbek. L'astrolabio, uno strumento astronomico per localizzare o predire le posizioni delle stelle e dei corpi celesti, è composto di varie parti, ma qui ne resta solamente il quadrante interrato. Fu lo stesso Ulugbek che volle l'astrolabio costruito nella profondità della roccia per evitare danni recati da possibili sismi. Nel 1449 l'osservatorio fu distrutto da fanatici religiosi e dimenticato al punto che non si sapeva più dove fosse la sua collocazione. Fu un caparbio archeologo che all'inizio del 1900 ne scoprì i resti, da cui gli scienziati hanno appurato che la costruzione aveva la forma di un enorme cilindro dal diametro di circa 46 metri e un'altezza di quasi 30. Di fronte all'osservatorio è stato edificato un piccolo museo, dove sono esposte la figura e l'opera di Ulugbek insieme ad altri astronomi. Mi piace questa riproduzione in legno di una sfera armillare dell'osservatorio di Ulugbek. La sfera armillare è un modello della sfera celeste inventato da Eratostene nel III secolo a.C. C'è anche una cartina della Via della Seta. L'osservatorio sorge su una collina da cui si può avere un'ampia panoramica sulla città vecchia di Samarcanda, ma oggi il cielo non è favorevole. Fa parte del complesso un ampio giardino, ricco di vegetazione e tenuto molto curato dalla manodopera del luogo. Questa è la collina Afrasiab, il luogo dove sorse Marakanda, l'antico nome che i greci diedero a Samarcanda, uno degli insediamenti più antichi dell'Asia centrale. Ai suoi piedi scorre il fiume Siab. Sulla collina Afrasiab, già dal VI secolo a.C., fu edificata la fortezza che protesse Samarcanda fino al 1220. Si racconta che quando Alessandro Magno, nella sua avanzata verso l'India, conquistò Samarcanda, abbia esclamato: «Tutto quello che ho udito di Makaranda è vero, tranne il fatto che è più bella di quanto immaginassi». Punto cruciale per i commerci lungo la Via della Seta, la città arrivò a contare più abitanti di oggi, passando da un impero all'altro ogni 2 secoli circa, alternando splendore a decadenza, perché la sua ricchezza attirava i conquistatori, turchi, arabi, persiani, mongoli, finché nel 1220 fu spazzata via da Gengis Khan. Ma abbiamo visto come un secolo e mezzo dopo Tamerlano ne fece una città nuova e quasi mitica, capitale del regno timuride,
e in seguito il nipote Ulugbek la trasformò nel massimo centro intellettuale dell'Asia centrale. Ai piedi della collina Afrasiab ci sono ampi giardini mantenuti con molta cura. Soprattutto mi colpisce il fatto che per aiole e bordure, oltre ai fiori, sono utilizzate in grande quantità piante di basilico verde e rosso scuro. Sempre sulla collina Afrasiab si trova il mausoleo di Daniele, profeta dell'Antico Testamento, Daniyara in uzbeko. Si racconta che Tamerlano abbia trasportato dall'Iran a Samarcanda le spoglie del profeta per accrescere l'importanza spirituale della città. L'edificio è una struttura restaurata, bassa e lunga, con 5 cupole sovrastanti. Nella foto è ripreso il portico antistante per accogliere i pellegrini e i fedeli in attesa di entrare nel mausoleo. Una donna sta spolverando con zelo le panche del portico e la porta del mausoleo. All'interno c'è un sarcofago lungo 18 metri. Le enormi dimensioni sono collegate ad una leggenda secondo la quale il cadavere del santo continuava a crescere, per cui gli abitanti locali periodicamente allungavano il sarcofago. La tomba ancora oggi richiama molti fedeli. All'esterno, su di un angolo, si trova un enorme albero che senz'altro i fedeli ritengono abbia proprietà sacre. Sullo sfondo, oltre l'albero, c'è una specie di grotta e una porticina chiusa con un lucchetto, ma non so di cosa si tratti. Presso il dirupo sopra al fiume Siab c'è una sorgente di acqua con proprietà curative e in basso parecchie persone si fermano a bere. Intanto alcuni bambini si divertono a giocare intorno ad una cupola azzurra. Il pendio erboso, abbastanza scosceso, è mantenuto pulito da un addetto che raccoglie le foglie ed eventuali cartacce in un sacco di plastica. Nel frattempo una turista non si è sentita bene e viene assistita da personale del pronto soccorso. Scatti al volo. Le auto sono di modello sovietico, ma gran parte delle auto nuove in circolazione sono Chevrolet. Questo perché da qualche anno ormai in Uzbekistan è stata aperta una grossa fabbrica di questa compagnia automobilistica, per cui i prezzi risultano ora più abbordabili per molte persone, specialmente della classe media. Gli uomini per lo più anziani indossano il tipico copricapo uzbeko, il dopi, un cappello nero di forma quasi cubica con decorazioni bianche finemente ricamate. Le donne indossano lunghe vesti dai colori vivaci in tessuto ikat e sottopantaloni della stessa stoffa. In genere le donne più anziane coprono la testa con un fazzoletto. L'ikat è un procedimento particolare per la tintura dei filati di seta o di cotone ed è una lavorazione complicata e lunga, dove parti dei filati vengono protette tramite una stretta legatura per non essere tinte, mentre le parti non legate vengono colorate. In genere la realizzazione delicata è seguita da uomini
e richiede di essere in possesso di una vera e propria capacità artistica. I tessuti ICAT possono essere usati, oltre che per confezionare vestiti, anche per arredare le pareti delle case. Un esempio di stanza, non di una casa uzbeka, arredata con tessuti ICAT, foto da internet. Ho saputo che un simbolo di bellezza per le donne, quelle un po' più anziane almeno, è mostrare di avere denti ricoperti d'oro. Altro simbolo di bellezza sono sopracciglia molto accentuate, meglio se congiunte sulla fronte. Le foto sono state prese da internet. Non lontano dall'Afrasiab si trova il complesso della necropoli di Shakisinda. Rientriamo dall'ingresso occidentale che Ulugbek fece incorniciare con un grande portale. Oltre l'ingresso, sulla sinistra c'è il bel portico di una moschea, retto da colonne di legno scolpito che sorreggono un tetto ligneo dipinto con un brillante colore verde. Al di sotto sostano turisti e fedeli raccolti in preghiera, mentre un imam recita versi del Corano. Particolari ripresi sulla terrazza media. Uno scorcio del mausoleo di Tughlutekin. Saliamo i ripidi gradini della scala del paradiso e di fronte a noi si apre la visione emozionante di mausolei disposti lungo i due lati della via, si accolti da uno scenario verd'azzurro che brilla alla luce, un'impressione difficilmente comunicabile. La fotocamera non riesce a trasmettere lo stupore di chi atterra in questa magia per la prima volta. Un trionfo di maioliche unite a formare minuti disegni geometrici, scritte arabe ornamentali, decorazioni floreali, un susseguirsi di immagini che l'occhio cerca di incamerare ma vi si sperde come stordito. Persone del luogo e visitatori si soffermano, si siedono o passeggiano tra i monumenti, figure che sfilano dentro un incanto di fiaba antica. Gli interni sono altrettanto stupendi, soffusi di una luce azzurra e oro. Non per nulla la necropoli di Shakisinda è il luogo più suggestivo e più amato di Samarcanda. Fu Tamerlano, nel XIV secolo e poi Ulugbek, a far erigere il complesso funerario di cappelle e mausolei dalle cupole azzurre per seppellirvi i membri della loro famiglia e le persone loro predilette. Poi altre famiglie dell'aristocrazia cittadina fecero erigere mausolei per se stessi e per i congiunti. Molte di queste tombe non si sa a chi appartennero. Man mano che si procede lungo il viale, le tombe sono sempre più antiche, ma io non riesco a identificare quelle più importanti. E poi non importa conoscere tanti particolari storici. Conviene solo sedersi, restare incantati, ad ammirare e lasciarsi andare a vivere in un altro tempo.
Di fianco all'ingresso che conduce nella terza parte della necropoli, il gruppo si è seduto ad ascoltare le spiegazioni del nostro Ula. Ula è veramente bravo, ma io non riesco a staccarmi dalla macchina fotografica. Ancora altre magnificenze superato il terzo ingresso. Quest'ultimo ingresso accede alla parte più antica della necropoli. Attraverso un corridoio fresco e tranquillo su cui si aprono piccole finestre panoramiche, si entra nella moschea dedicata a Qusam ibn Abbas, costruita sul luogo in cui probabilmente si trovava la tomba di questo santo islamico che Samarcanda venera come un suo protettore. Qusam ibn Abbas, il cui nome significa re vivente, sarebbe stato un cugino di primo grado di Maometto, venuto nel 776 a predicare l'Islam a Samarcanda. Una delle diverse versioni circa la sua morte racconta che durante la preghiera sarebbe stato decapitato da un gruppo di zoroastriani. Egli però, essendo stato ucciso mentre pregava, non morì, raccattò la sua testa e andò a nascondersi in un pozzo, per cui si suole credere che egli sia ancora vivo e si nasconda sotto la terra di Samarcanda. Salendo alcune scale si può vedere un cimitero moderno adiacente alla necropoli. Si distinguono tra le tombe lapidi scure con i ritratti dei defunti in rilievo, come delle foto in bianco e nero, secondo l'usanza dell'epoca sovietica. Altre immagini, uscendo molto a malincuore dalla necropoli. Un muratore al lavoro. Il complesso di Shaki Zinda è sopravvissuto senza particolari interventi per 7 secoli, ma nel 2005 molte tombe sono state sottoposte ad un restauro piuttosto aggressivo, per cui parte dei mosaici e delle piastrelle di maiolica potrebbero non essere originali. Siccome non sono archeologa, per me rimane il fatto di aver visto comunque qualcosa di straordinario. Questa donna con piatti ricolmi di cibo ci richiama alla realtà delle esigenze alimentari, anche perché ormai sono le 1 passate. E Samarcanda ancora una volta non ci delude con questi tipici piatti che soddisfano ampiamente le richieste di stomaci affamati. Riprendiamo in pullman l'escursione attraverso Samarcanda. Si possono vedere dei palazzi di recente costruzione abbelliti da motivi ripresi dall'ornamentazione tradizionale, differenti da quelli più anonimi voluti nel periodo sovietico. Si stanno costruendo anche molti nuovi palazzi, usando non solo cemento, ma anche i mattoni chiari prodotti abbondantemente dalla lavorazione locale. Ci sono comunque costruzioni più povere, ad un piano con tetti di lamiera, ma comunque munite di parabole, immancabili ovunque, per quello che ho potuto constatare durante i miei viaggi. Dirigendoci verso il Bazar Siyob, attraversiamo un ampio giardino, verdissimo e tranquillo, dove sostano a riposarsi alcuni passanti, uccelli, mentre alle nostre spalle riprende un bello scorcio sulla via Tashkent. Entriamo nel Bazar Siyob,
il più grande mercato di Samarcanda, un complesso che credo sia di costruzione piuttosto recente, almeno in parte. Su file interminabili di banconi, centinaia di commercianti vendono merce di ogni tipo, esposta in cesti o in sacchi bianchi. C'è un assortimento inimmaginabile di frutta secca, di spezie, di frutta, verdura, dolciumi, qualunque genere di prima necessità, per cui la scelta tra l'uno o l'altro commerciante appare piuttosto ardua, ma certamente gli abitanti sanno a chi rivolgersi. Il posto è frequentato anche da molti turisti, che qui hanno modo di immergersi in colori e profumi e incontrarsi con un'umanità varia, gentile e accogliente, altro che centri commerciali. Scendendo delle scale a cui lati alcuni bambini si divertono a scivolare, il mercato continua con una marea di bancarelle che vendono principalmente frutta, verdura e ortaggi. Mi fermerei almeno un'altra ora a raccogliere immagini, perché nei mercati si possono cogliere gli aspetti più veri e caratteristici delle tradizioni e degli usi locali. Proprio alle spalle del Bazar Siyob si può avere un'anticipazione del maestoso complesso della moschea di Bibi Khanim, che fra poco andremo a visitare. Usciamo dal bazar per trovarci davanti a quella che è stata una delle moschee più grandi del mondo islamico, la moschea di Bibi Khanim. A fianco del portale furono costruiti due minareti rotondi alti 50 metri. La moschea fu voluta nel 1399 da Tamerlano, ritornato dal saccheggio di Delhi con un immenso bottino. Voleva che fosse la moschea più bella di quante ne fossero mai state viste. Si dice addirittura che ci lavorarono 500 maestranze e che per trasportare i marmi pesantissimi vennero impiegati quasi 100 elefanti portati appositamente dall'India. Le piastrelle blu e turchesi che danno vita ai disegni geometrici e agli aforismi religiosi del portale e le cupole azzurre armonizzano con il colore marrone sabbia dei mattoni, e semplificando con questo gioco il contrasto cielo-terra. Il portone dell'ingresso sembra enorme, ma in realtà quasi si perde al di sotto del portale alto 35 metri. La facciata dell'edificio principale della moschea. Sembra che Tamerlano, di carattere piuttosto irascibile, non soddisfatto dalla costruzione, fece uccidere gli architetti, ma probabilmente per la fretta di completare l'edificio, prima che sopraggiungesse la sua morte, nelle epoche successive la moschea si deteriorò molto e il terremoto del 1897 finì per distruggerla. Quello che è possibile vedere oggi nel complesso è frutto del restauro degli anni 70, ma ancora c'è molta necessità di rimetterci le mani. Il mausoleo di Bibi Khanim. Tamerlano dedicò l'intero complesso a una delle sue mogli, la cinese Bibi Khanim, ma una storia tramandata nel tempo
racconta che fu la donna a voler far costruire il complesso per fare una sorpresa al marito quando fosse ritornato dalla guerra. Però l'architetto si innamorò pazzamente di lei, tanto da minacciarla di cessare i lavori se non gli avesse concesso di darle un bacio. Bibi Kamin, ricattata, acconsentì, ma il bacio appassionato lasciò un ustione sulla guancia della donna. Perché il marito non la vedesse, si coprì il viso con un velo e ordinò a tutte le donne di indossarlo anche loro. Ma Tamerlano la scoprì, fece uccidere l'architetto e la moglie e impose l'uso del velo alle donne perché non inducessero in tentazione gli uomini. Questa è la leggenda che spiega la nascita del burka e del chador. Il complesso era circondato da mura di cui rimangono alcuni resti. Agli angoli delle mura svettano ancora i quattro minareti. Nel cortile interno della moschea c'è un gigantesco leggio in pietra su cui in passato veniva posato un Corano pesantissimo, rilegato in oro, ritenuto il più antico del mondo e appartenuto al genero di Maometto, Osman. Costui sarebbe stato ucciso proprio mentre leggeva il Corano e alcune gocce di sangue sarebbero cadute proprio sul grande libro, fatto che avrebbe reso sacro e miracoloso sia il Corano sia il leggio che lo sosteneva. Ancora oggi si ritiene che strisciando tre volte sotto il leggio, le donne che non riescono ad avere figli potranno risolvere il loro problema. Attività svolte all'interno della moschea. Dove si trova tra l'altro una bella caiciana, cioè una casa del tè. Questi caiciana erano molto più diffusi in passato come luogo di ritrovo per soli uomini che giocavano a scacchi e sorseggiavano tè verde accompagnato spesso anche da prof e kebab, seduti davanti a tavolini bassi sorretti da una specie di letti di legno ricoperti di vecchi tappeti, come già abbiamo avuto modo di vedere. Percorriamo poi un grande viale lastricato. Fiancheggiato da belle costruzioni circondate da giardini. Camminiamo lentamente lungo un complesso imponente affiancato da aiole ben curate, dove i fiori sono protetti dal sole troppo forte con bianchi tendaggi. Mi stupiscono sempre di più le dimensioni delle costruzioni accanto alle quali stiamo passando. Ma certo, siamo nella famosissima piazza Registan, il cuore di Samarcanda, tra i complessi architettonici islamici più belli del mondo. A sinistra c'è la medressa di Ulugbek, risalente all'inizio del 1400, costruita in 3 anni. Dalla parte opposta c'è la medressa Sherdor e a chiudere sul fondo la medressa Tillakari, entrambe risalenti rispettivamente all'inizio e alla metà del 1600. Il nome Registan significa piazza di sabbia, perché precedentemente vi scorreva un fiume poi prosciugatosi. Il luogo era sede di un animato mercato, ma riservato anche alle parate militari e alle esecuzioni capitali. La piazza si può ammirare nel suo complesso da una terrazza, da cui una scalinata raggiunge la piazza stessa. Su entrambi i lati esterni si estendono bei giardini, uno ombreggiato da alti alberi, l'altro in pieno sole. La medressa Ulugbek fu fatta edificare appunto da questo sovrano scienziato illuminato, che
teneva moltissimo all'educazione. La medressa ospitava circa 100 studenti seguiti dai più illustri professori del secolo. Non solo vi si insegnava la teologia islamica, ma anche astronomia, scienze e filosofia. Lo stesso Ulugbek vi tenne lezioni di matematica ed astronomia. Il portale d'ingresso è decorato da stelle, proprio a sottolineare la passione che legava il sovrano all'astronomia. L'edificio, pur imponente, è una meraviglia di equilibrio e leggerezza, proprio per l'armonizzarsi dei colori e smalti gialli, verdi, blu e turchesi con le tonalità marroni della sabbia. C'è da notare inoltre che sui muri e sui minareti, alti 33 metri, decorati a nido d'ape, si sviluppano complessi disegni geometrici detti giric, che potrebbero essere frutto di formule matematiche. Diversi studiosi occidentali si stanno attualmente dedicando allo studio della matematica delle tassellature. All'interno della medressa si apre un cortile quadrato, dal quale quattro portici conducono a una cinquantina di celle disposte su due piani, le camere dove abitavano gli studenti.